voi guardate in alto, volete saltare in alto, voi volete saltare in alto. Se solo potessi convertire, se solo potessi comunicare voi, con voi. Voi guardate in alto, perché volete saltarvi, volete saltarvi, volete esaltarvi. Voi guardate, voi guardate, voi guardate esaltarvi. In alto, voi volete esaltarvi. Voi volete esaltarvi, perché voi in alto, perché voi esaltate. Voi possono esaltare. Uno deve. Tutti sono. Secondo la propria legge naturale. Secondo la propria legge. Allora, Franco Brocalis è Necropolis. Quando hai fatto Necropolis avevi 32 anni, eri un esordiente, ma prima avevi già fatto dei corti e prima ancora eri stato pittore. L'immagine, il controllo rigoroso dell'immagine che avevi già allora aveva un'importanza fondamentale per te. Il cinema di fatto era ed è l'indagine per eccellenza sull'immagine. Un qualcosa che hai sempre affidato per tutta la tua vita. Sei d'accordo con questa interpretazione? Assolutamente, assolutamente. Per me è l'immagine in movimento, perché io per esempio, che ero molto amico di Schifano, alla fine gli dicevo: ma se devi fare un ritratto di una persona è meglio filmarla, non dipingerla. Per cui è la grande attenzione del cinema è nell'inquadratura, e l'inquadratura è il fondamento del cinema, non più la sequenza, come in qualche modo era già stato con Godard, ma per me è diventato proprio un dogma, dico. L'inquadratura, per cui è come costruire un'icona pittorica, e poi il movimento in base a quello che descrivi e racconti come cinema viene dopo, ma la base è l'immagine. Se io dovessi salvare del cinema, non sai come fanno qualche volta, dicono i 10 migliori film del mondo, io arrivo a dire un solo fotogramma. Ed è il primo piano della Falconetti in Giovanna d'Arco, quando lei è statica prima di salire al rogo. Quello per me è tutto il cinema già. Io l'avevo fatto, cioè costruendo un falso pistoletto a casa mia su uno specchio, avevo incollato una grande primo piano della Falconetti, come pistoletto faceva i suoi specchi con le sagome incollate. Quello per me è il cinema, per cui poi dopo viene tutto dopo. Poi c'è il teatro, c'è la letteratura, c'è tutto. Il cinema è un contenitore che contiene anche il cinema, ma non è di per sé il cinema. Il cinema è una parola che assembla tutte le arti, come dicevano all'origine, pensando in altro modo ovviamente, Béla Balas, questi russi che avevano una grande, se tu vedi oggi i film di Eisenstein, l'immagine è tutto. Oggi nessuno sa girare più primo piano davvero. Tu hai il controllo delle immagini, ma non tocchi mai, come dire, i ferri del mestiere, pur sapendo esattamente quello che vuoi ottenere. Come mai? È questione di delega? E perché ritieni che il cinema sia un prodotto corale? O meglio, come un prodotto che esce una sommatoria di professionalità separate, ma mai finalizzate a un risultato condiviso più che comune? È questa ultima versione. In pratica è vero che io non ho mai fatto una fotografia, per esempio, in vita mia, e nel cinema ho sempre operatori bravissimi che fanno quello. Ma la mia idea è che io, quando giro un film, sono il primo spettatore del film che voglio fare, e mi piace che i miei collaboratori facciano esattamente quello che io ho in testa, il mio film.
però a modo loro. Allora io do indicazioni, viva Carmelo, e poi improvvisano. E questo a me piace, infatti i miei film sono davvero dei prodotti molto sofisticati e aristocratici in qualche modo, ma non sono borghesi, mai. Sono film che piacciono al popolo e agli aristocratici. E mai ai borghesi che sono in questa, io sono un situazionista. E allora mi piace il mio anti-borghese di non fare le cose ben fatte. Non è che io voglio fare delle cose alla Carlona, ma supero quel concetto che per me è borghese, la cosa ben fatta è un prodotto che vai a comprare al supermercato, in qualsiasi negozio, vendono prodotti ben fatti. Il film è un'altra cosa al cinema. C'è l'attore che magari ha uno sguardo tale, intenso o diverso da quello che io prevedevo. Per cui ci sto lì magari quattro volte di più. Voi guardate, volete saltare, volete saltare. Voi guardate, voi guardate, voi volete saltare. In alto, voi volete saltare. Voi volete saltare. Perché voi in alto, perché voi saltate. Voi possono saltare. Uno deve. Tutti sono. Secondo la propria legge naturale. Secondo la